prestazione di Filippo Tortu, oltre a quelle precedenti di Lorenzo Patta, che aspettiamo al recupero, e ancora di più Marcel Jacobs, hanno portato quell'oro. 4 Filippo Tortu, 5 Marco Ricci. Piaciuto Mattia Donola in 7. Punto di domanda per Fausto De Salù. Parte forte Marco Ricci, impone bene questa curva di Filippo Tortu, era un po' che non la si vedeva. Adesso corre tenere, buona curva anche per De Salù, prova a tornare sotto Marco Ricci. Scappa via Tortu, era un po' che non la vedevamo così. 20 e 14, oh! Finalmente Pippo! Il vento aiuta, più 1 e 7, abbiamo rivisto un Filippo Nero Tortu. Tortu. No, e abbiamo visto anche un Tortu... fuori di maniera rispetto alla sua tradizione, che si tira giù il body, calcia finalmente 20 e 14, magari migliorerà fino a 20 e 13, vero che il vento 1 e 7 ha aiutato, ma era un po' che aspettavamo al varco questo ragazzo del 98, che dopo quel 9,99 sui 100 non aveva saputo replicare, però quella frazione ha riconciliato tutti noi con la velocità italiana e con l'oriundo sardo. Brianzolo di fatto è giustamente sì, e ha chiesto scusa, la maglia. Ma anche il calcio, questa reazione, è una specie di reazione di rabbia, bello anche vederlo correre così. Poi arriva De Salù, forse abbiamo recuperato, piano piano ci arriveremo anche Fausto e poi Marco Ricci con la sua terza posizione, mentre si è fatto male Francesco Libera, peccato per questa stagione che non si completa come era cominciata. Bello Filippo Tortu. Ma se ripenso alla Coppa d'Europa di poche settimane fa, era irriconoscibile. Che brutta impressione. Meglio in staffetta, meglio anche nella staffetta del 38-04. Ma se posso... E qui con un destro, con un collo destro ha calciato cosa? Una bottiglietta, che altro. Bello anche l'abbraccio tra i due ragazzi fiamme gialle. Secondo me uno ritrovatissimo e uno che sta per esserlo. Secondo me si è sbloccato. Era già sbloccato non nelle gare individuali, né 100 né 200 abbiamo visto a Savona, legatissimo. In Coppa Europa, brutto, proprio brutto, non, irriconoscibile. In staff-